stanchi di prendere la paga dai vostri amici? Avete guardato su Strava e un vostro amico, bastardo aggiungo io, vi ha appena guzzato il com? Seguitemi in questo video perché vi faccio capire come in 30 soli minuti li battiamo tutti sti sabbionassi qua. Simo, basta con queste cose da youtuber perché dobbiamo fare un po' i seri, eh? Piglio sì, sulla bici. Mica questa roba qua da panno è incredibile. Un po' panno, praticamente la bici l'abbiamo guzzata a Scott perché ci voleva una bici da corsa per fare un evento. Vi dico due cose: uno, lunghissimo, e due, correrò in squadra con uno che ha vinto Tour de France, Giro d'Italia, e Vuelta di Spagna, Milano Sanremo. Basta spoiler. Comunque, tornando a noi, l'allenamento di oggi per capire come migliorare in salita viene fatto a soglia, ragazzi, a soglia, non Z1, Z2, queste bazze. Abbiamo già un po' parlato delle zone, quindi adesso vi faccio vedere come sono cambiate dopo la Iro. Il Simo non voleva più parlare di Iro, però dopo aver fatto la corsa, perché l'allenamento in questi due mesi è andato bene, ma le corse vi fanno un po' sburlare, vi fanno un po' accelerare, vi fanno cambiare un po' il motore. Quindi cosa è successo? Dopo la Iro è cambiato la mia FTP e le zone sono cambiate in questo modo: la zona 1 va fino a 167 battiti, la Z2 non è più fino a 170 come i sabbioni, perché mi avete detto sei un sabbione vai fino a 170, no, 170, 230 circa. Poi c'è la zona 3, ma quella che conta oggi è la zona 4, la zona soglia. Perché? Perché per andare forte in salita dovete allenarvi a soglia, non ci sono balle. Quindi andiamo a allenarci. Allora, ragazzi, dopo un breve riscaldamento, perché comunque un po' di riscaldamento ci vuole sempre, attacchiamo il Selvino. Faremo 3 ripetute da 8 minuti, e 8 non sono pochi. Sopra i 300 watt, quindi tra i 270 e i 320. Partite! Una delle cose più difficili è legata al fatto che dovete rimanere bene nel range. Io ora sono a 300, non è facile perché quando vi sentite bene avete voglia di menare, ma 8 minuti non sono pochi da fare 3 volte. Allora, stiamo filmando in salita, è arrivato un nuovo viewer che mi segue su YouTube. Ciao! Oh. 300 va tranquillo! Oh. Non sono passato uno con la Scott! Vai tranquillo, poi vedo che il tempo fa su Strava e lui succedeva! Raga, un minuto! Alla fine della ripetuta! Devo dire che adesso a 300 e qualcosa va! Siamo tranqui! Quindi dice 150 battiti! Che non è proprio la soglia, quindi siamo migliorati probabilmente ancora un pochino, siamo secondo me al medio un po' allegro, quindi va bene, 320, 300, avanti così, dai, sui cazzo! Allora ragazzi, fatta la prima, come ti chiami? Alex, non si è staccato un cazzo, ma zero proprio, quindi adesso sono 4 minuti blandi, con un massimo di 200 watt, andiamo più pian pianino, tanto che la gente ci suoni, spostati sabbione, però dobbiamo recuperare e poi c'è un altro, sempre 8 minuti e sempre attorno ai 300. Un minuto ragazzi, alla prossima ripetuto. Simo, come ti senti? Sono a posto, dai, per ora va bene. Allora, sono a corto di benza l'unica. Quando siamo in cima, chiediamo al nostro uomo che tempo fa. La prossima volta veniamo a battergli con, sì. Anche tutto dietro l'espa, proprio senza pietà. Via, via. Anche un po' attaccato, basta che gli vediamo uno o due secondi. Allora raga, siamo alla seconda, un po' più di fiatone, però 8 più 8 quanto fa? Non lo sapete, usate la calcolatrice. Allora raga, siamo alla fine della seconda ripetuta. Vedete che di watt, poi anche il cuore sale, siamo a 160 battiti, quindi è chiaro che se non la prendi sparata poi sotto un pochino, diciamo che il cuore poi sale da solo, ne manca una, carri partiti per la terza e ultima ripetuta, via, via, questa via. Giornata alla fine. Dopo questa 30 minuti, ragazzi, vi viene un quadricipite che
spaccato il mondo. Via, spostati con sta cazzo di Vespa! Via con le moto! 2 minuti e mezzo alla fine della terza. Il cuore è salito a 165. Un po'. C'ho anche stampa adesso. Però anche bicipite già. Dopo mezz'ora. Quel pezzo qua, si chiama pezzo della Madonnina, perché quando arrivi qua non ci sono più né tornanti né curve, quindi sei a tutta e vedi la Madonna. Va via per la Madonna! 10 secondi alla fine, siamo quasi in cima al Selvino. Devo dire che sono un po' stanco. Simo? Ho 15 minuti per andare piano. Raga, in cima al Selvino l'allenamento l'abbiamo fatto, in mezz'ora siamo diventati fortissimi, ma non ci crederete che ho trovato Justin Barsha. Hey my friend, how are you? So good. I'm not Justin Barsha. Dalla California è venuto a allenarsi sul Selvino. Thank you very much for coming here. I'll see you next time. Yeah. Raga, Justin è un grande. Allora, l'allenamento adesso lo seguiamo, no, seguiamo già su Instagram. L'allenamento è andato bene, io sono un po' stanco e sudato. Adesso, visto che mi ha dato la paga in salita, in discesa gli do una bella ripassata, così impara a farmi il culo. Allenamento finito, breve recap, perché abbiamo detto con mezz'ora migliorata in salita. L'allenamento logicamente è rimasto leggermente più lungo, però 8 ripetute da 3 ripetute da 8 minuti sono praticamente 24 minuti di allenamento a soglia. Ora, anche quando correvo più o meno il lavoro a soglia da fare era attorno alla mezz'ora. Perché? Perché è un lavoro che vi riempie bene la gamba e allenate la potenza aerobica alla soglia. Ed è fondamentale perché le gare si fanno a soglia e anche fuori soglia, ma è la potenza aerobica alla soglia che fa la differenza. Perché se voi dovete fare la Hero, la Gran Fondo, la gara di cross country, la potenza aerobica è molto molto importante. Perché poi da lì si possono fare delle variazioni lattacide, ma è la potenza aerobica che vi fa andare forti in salita. Se voi ve ne andate in Z2, sì, allenate il fondo, allenate il gesto. Se voi fate il medio, sì, fate un po' di motore, ma per andare forte in salita bisogna allenarsi a soglia. 25-30 minuti di allenamento alla soglia nelle giornate di allenamento importanti, secondo me sono un ottimo allenamento per andare forte in salita. Lo facevo prima, lo faccio anche adesso. Prima lo si faceva magari più in diverse salite, soprattutto per allenare un po' anche le aperte sotto, no? Per farle poi in progressione. Qui invece stiamo lavorando un po' più con i battiti e con i watt soprattutto, quindi abbiamo fatto il Selvino in progressione con 3 ripetute. Secondo me rende molto molto bene. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate, come vi allenate voi e vediamo come continuo a migliorare in questo cammino verso, chi lo sa, un evento nel 2025 top. Ciao raga, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao Pepsi.